E qui da pochi secondi la partita con Ebagua che apre a sinistra bene per l'ex capitano del Lanciano, Mammarella la gioca in orizzontale, era partito Altobelli, pallone arretrato, recuperato dalla difesa del Bari, c'è un solo tifoso della Pro Vercelli qui al San Nicola. Tra pochi. Germano, Dumbia, Franco Ivoriano, classe 96, alla terza presenza in assoluto in Serie B, la prima da titolare, Suliman Dumbia gioca a sinistra nella centrale. Proposto questo pomeriggio da Roberto Stellone. Brienza con l'esterno, non era male l'idea, ancora Brienza recupera, va giù, contatto con Budel, capitano della Pro Vercelli, calcio di punizione, il primo della partita a favore del Bari, eccolo qui, un eroe, l'unico tifoso della Pro Vercelli che è arrivato a Bari, al San Nicola questo pomeriggio. Complimenti a lui. Un attimo Benevento e poi torniamo per la punizione. Dove è cominciata la sfida anche qui, ci stava a recuperare il pallone, si muove Ceravolo, prova ad andare in barriera, più 3 del Bari. Fischia la penna, Brienza va in porta, trova la barriera, trova Ebagua che poi spazza il più lontano possibile. Il possesso è ancora per il Bari. Moras, Furlan anticipato da Mammarella, Budel rischia tanto sulla pressione di Sabelli, alla fine arriva Luperto a rinviare, a ricacciare il Bari nella propria metà campo. Cittadella. Dopo un minuto e 40 secondi c'è già la prima occasione da gol per la squadra di Venturato. Grande intervento da parte di Pinsoglio sul gran sinistro di Lucas Chiaretti. Cittadella che non vince da 4 giornate, 4 anche le partite nelle quali non è riuscito a segnare. Bomber, il bomber Litteri, primo calcio d'angolo della partita proprio per la formazione vicentina. Chiaretti gioca bassa sul primo palo, pallone allontanato da Boaci, allora andiamo a Carpi. Buona partenza, molto vivace del Carpi, questa è la prima palla gol sul destro di Antonio Di Gaudio, pallone però alto sulla porta. Vivacissima di questo pomeriggio di B, arriva anche il terzo gol della giornata, lo segna Riccardo Orsolini, classe 97, dopo 2 palle gol per il Carpi, ha colpito la squadra di Aglietti con uno dei suoi ragazzi più interessanti. Sinistro vincente, l'azione che nasce da Cassata, altro classe 97.